incontriamo il presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, onorevole Filippo Gallinella, per fare il punto sulle ultime novità in campo legislativo per il settore agroalimentare. Partiamo dalla ultima novità riguardante la riforma della normativa sulle pratiche sleali che la Camera in prima lettura ha approvato in attuazione della direttiva europea che riforma sostanzialmente il famoso articolo 62. Siamo molto soddisfatti che anche la Camera abbia approvato e confermato l'impianto della norma contenuta all'articolo 7 che proveniva dal Senato, sulla quale abbiamo lavorato ovviamente tutti i gruppi politici tutti insieme, anche perché è stata una volontà politica allargata a recepire la direttiva contro le pratiche sleali. Le novità sicuramente introdotte sono che si chiariscono i rapporti di forza, si chiarisce come devono essere fatti i contratti e soprattutto si introduce l'autorità nuova di controllo che è l'ICQRF, che ha molti uomini, sia in collaborazione con la Guardia di Finanza che con i carabinieri del reparto agroalimentare per fare tutte le verifiche del caso. Rispetto al passato abbiamo sicuramente un'autorità più potente, più presente sul territorio che può combattere le distorsioni che colpiscono i più piccoli, e questo ovviamente la politica non l'ha voluto e non lo vuole, quindi siamo molto soddisfatti. Altre novità vengono dal decreto sostegni che ha approvato, oltre che per tutte le aziende ovviamente, i ristori per la pandemia, una serie di norme specifiche per il settore agricolo. Il decreto sostegni ha una norma orizzontale, che è quella ovviamente della perdita di fatturato, che quella è una misura che aiuta tutte le imprese, sia quelle agricole che non agricole. Ovviamente il livello d'accesso della perdita del fatturato deve essere oltre il 30%, poi c'è un livello di scaglioni in base al fatturato per avere una percentuale del ristoro. Ma per il settore agricolo poi si introducono due novità importanti. Ovviamente si implementa il fondo filiere, che oggi ha una dotazione quindi di 300 milioni di euro, che noi dobbiamo spendere e possiamo spendere soprattutto in quei settori che hanno avuto più difficoltà, perché noi magari in base ai dati possiamo andare a vedere una filiera rispetto a un'altra quale ha avuto più difficoltà, quindi magari sicuramente quella avrà una priorità per essere aiutata, e poi anche per fare politiche di sviluppo. Tra l'altro il contratto di filiera e risorse per la filiera li troviamo anche all'interno del PNRR, quindi la misura di una distribuzione del reddito, di una collaborazione in un contratto di filiera tra chi produce e chi trasforma e chi vende sarà fondamentale per il futuro, per evitare appunto il tema della volatilità dei prezzi che colpisce le aziende agricole soprattutto in momenti di crisi. L'altra misura che è stata introdotta all'ultimo momento con un lavoro importante da parte del ministro è aver ottenuto 300 milioni di euro per la decontribuzione. Questo è importante perché è una misura orizzontale che aiuta tutte quelle imprese con lavoratori ovviamente che hanno continuato a lavorare. È una liquidità che alla fine non esce dall'impresa, rimane sull'impresa, che può continuare a sviluppare e a produrre. Queste sono due misure importanti. Adesso nella misura di conversione noi abbiamo un tra virgolette il tesoretto parlamentare di cui tanto si è parlato, e ora vedremo se si riesce a inserire anche qualche altra norma, qualche altro spunto che in questi giorni con gli incontri con le associazioni agricole abbiamo ricevuto. Il governo Draghi è impegnato nella stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza post-Covid e molte risorse saranno destinate per il settore agroalimentare. Cosa state studiando in particolare? La Commissione Agricoltura, sia di Camera e Senato, hanno licenziato una proposta di modifica che ora sarà all'attenzione della Commissione Bilancio per poi andare a fare la votazione in aula. Il cuore degli interventi sostanzialmente nella formula iniziale prevedeva per l'agricoltura i contratti di filiera, interventi sulla logistica, perché noi dobbiamo anche essere bravi a non solo a produrre il cibo ma a riuscire a portarlo fuori dall'Italia o nei punti di smercio con i costi più bassi possibili, e anche in linea col PNRR un costo ambientale più basso possibile, quindi bisogna rivedere tutta la catena di distribuzione. L'altro punto fondamentale che era stato inserito nel pacchetto iniziale era quello degli impianti fotovoltaici per la riconversione dei tetti produttivi, quindi parliamo soprattutto di stalle dove in molti casi c'è anche l'amianto sopra tetti, quindi abbiamo a disposizione 5.000 ettari circa di superficie, considerando che sono tutte a due falde, la metà sarà quella potenzialmente utile alla copertura con pannelli fotovoltaici, quindi su queste superfici noi abbiamo messo importanti risorse perché si possa fare questa conversione energetica. Ovviamente la Commissione vuole andare oltre e ha introdotto tre questioni a mio avviso principali. Innanzitutto la distribuzione della rete internet veloce in tutte le aree rurali e le aree bianche, perché se non internalizziamo anche sotto questo aspetto le aziende agricole non riusciranno mai a commercializzare. C'è tutto il tema legato anche all'impronta ecologica dell'agricoltura, e tutti noi abbiamo un parco macchine molto obsoleto, anche quello della pesca con imbarcazioni anche vecchie, quindi noi dobbiamo fare sì che la transazione 4.0, che è già inclusa nella misura 1 parte seconda dello sviluppo imprese, sia allargata
alle imprese agricole, dando a loro un tesoretto, perché ovviamente sennò il tiraggio potrebbe andare ad altre infrastrutture che solitamente spendono molti più soldi che l'agricoltura, perché non è che cambiare i trattori costi così tanto rispetto magari a modernare altri tipi di impianti. L'altra tematica invece è la gestione forestale. Noi abbiamo un terzo della superficie italiana che è foresta, quindi parliamo di dissesto idrologico, parliamo di stoccaggio della CO2, e l'impianto iniziale aveva la debolezza che demandava alle gestioni regionali. Qui ovviamente ci vuole una visione d'insieme, perché ovviamente non si può fare una strategia forestale se non esiste un coordinamento centrale. Questo bisogna superarlo dal punto di vista proprio tecnico. E l'altro tema, sempre in vista dell'energia e aziende agricole, è il tema del biometano. Noi abbiamo qualche migliaio di impianti a biogas in Italia, quindi nessuno vuole fare ulteriore cemento, ma se a quegli impianti noi gli garantiamo, magari allungando il contributo, a patto che loro facciano un investimento di convertire il loro biogas in biometano, avremo vari effetti. Il primo è che non bruciamo più gas in loco, quindi non immettiamo calore in atmosfera. Due, il metano può essere immesso in rete, quindi potremmo dipendere meno dall'estero, dalle importazioni. Tre, ovviamente questo biometano potrebbe essere usato direttamente da mezzi agricoli. Tra l'altro in alcuni impianti si può estrarre la CO2 per magari stoccarla, perché magari ci si conserva pure il cibo in atmosfera controllata. Poi ci sono altri vari interventi molto importanti sullo sviluppo delle aree interne, no? Perché è chiaro, noi dobbiamo andare anche a far vivere le aree rurali per una questione di sanità, di salubrità. E poi la questione importante è che sul tema sanitario, quindi la missione 6, sia potenziato il sistema, il servizio fitosanitario nazionale, perché noi abbiamo bisogno di curare le malattie sia delle piante che degli animali, visto anche come si ipotizza sia nato il Covid. La pandemia ha creato una grande crisi di liquidità con conseguente difficoltà ad accesso al credito per tantissime aziende. Cosa state facendo per il settore agroalimentare? La crisi del Covid ha fermato uomini, mezzi, quindi questo ha bloccato la liquidità. E questo è un tema importante, perché attività chiuse magari hanno continuato ad avere costi, qualcuno magari ha fatto investimenti e doveva pagare mutui, quindi ci sono stati una serie di decreti, dal decreto Cura Italia fino all'ultimo decreto sostegni, sul quale noi abbiamo voluto dare liquidità alle imprese. Siamo partiti con i famosi 25.000 euro con le garanzie dello Stato, poi una percentuale di garanzia in base ai soldi richiesti. Eravamo partiti con Ismea come banca agricola, che ha erogato 1 miliardo di euro di prestiti poi alla fine e di garanzie, e poi questo l'abbiamo allargato anche al microcredito centrale, che a sua volta ha erogato garanzie per 2 miliardi di euro. Questo vuol dire che abbiamo messo in mano alle imprese con le garanzie dello Stato delle risorse, sia per sopravvivere l'emergenza, ma anche per magari ristrutturare, innovare, perché poi è cambiato il consumo, è cambiato il mercato, ora va più il delivery piuttosto che la vendita in loco, perché non ci si può spostare. Molte aziende stanno spostando su questa modalità, magari hanno investito su internet, chiaramente abbiamo bisogno di liquidità, non potendo incassare per problemi di commercio fermo, di ristoranti chiusi, abbiamo voluto dare questa importante novità. In ultimo, grazie sempre al nostro emendamento, è stato inserito il pegno rotativo. Questa è una novità alla quale si stanno affacciando le banche come servizio. I primi a aver usufruito sono i produttori di vino, questo poi sarà estensibile a tutti i prodotti DOP e IGP, perché hanno un sistema di certificazione, quindi la centrale di certificazione sa, tu azienda agricola, quanti prodotti hai, quanti li vuoi bloccare in azienda. Praticamente diventano pegno della banca. Questo è un sistema efficiente per avere liquidità, per far ripartire le aziende, perché un domani che il mercato riparte, queste aziende che hanno usato questo momento per riflettere, ammodernarsi, sicuramente avranno dei vantaggi. La maggior parte delle aziende agricole non le vogliamo far chiudere, abbiamo messo in campo tutti gli strumenti possibili.